trema sull'accordo. Se la musica si perde nell'indifferenza d'uno sguardo, corde della mia chitarra, perché vi fermate? Perché non suonate voi sole per me? Adesso sembra inutile se non ci ascolterà. Non vi fermate, corde della mia chitarra, suonate per me. Oddio, fa così freddo, fa così freddo, è brutto tempo. Sì, l'abbiamo visto. Piove. Allora, piove al nord. Piove al nord, sì. Vogliamo provare a dare un commentino veloce, se vi è piaciuto oppure no, e poi raccontiamo, è il tuo Sanremo che lo oggi, vuoi raccontare. Sì, è il mio Sanremo. Allora, fallo tu il commentino, va, poi domani commentiamo di Sanremo? Vuoi, sì. Vuoi proprio che io litighi con Sanremo? No, dai, no. Beh, insomma, le canzoni... critiche devono essere costruttive, certo, mai tanto certo. Per criticare. No, assolutamente. Mi è spiaciuto perché ho visto una cosa che non è consona al mio modo di pensare.
fare, fatta da attori che vanno per la maggiore. Questo mi è piaciuto moltissimo. E per quanto riguarda invece le canzoni, sono le solite canzoni di Sanremo. Non è vero. Va bene. Sì. Raccontami il tuo Sanremo. Dai. Beh, io avrei voluto raccontare una cosa spiritosa, ma proprio visto il festival di ieri sera, devo dire una cosa che non è tanto spiritosa, ma è bella. Cioè, è legata un po' a tutte le mamme e a un vestito strappato. Sì, perché mia zia, che è moglie di un generale, un ragazzo del 99, quindi ancora adesso, si era preparato una bella toilette per per venire a questa manifestazione. Allora si veniva in toilette e quando hanno detto che aveva vinto tutte le mamme, la mia povera mamma si è aggrappata a lei e le ha strappato tutto il vestito. Che carino, è bello, bellissimo ricordo. Allora ringrazio quelli di Sanremo che ritroveremo domani, puntuali come sempre. Domani è il tuo Sanremo? Sì, domani è il mio Sanremo. Va bene, preparatevi pure un commentino, che così almeno... Va bene, va bene. Grazie a quelli di Sanremo. Ragazzi, prego.